Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! È bene per noi che incontriamo talvolta difficoltà e contrarietà. Infatti, queste richiamano l'uomo a se stesso, nel profondo, fino a che comprenda che quaggiù egli è in esilio e che la sua speranza non va riposta in alcuna cosa di questo mondo. È bene che talvolta soffriamo contraddizione e che la gente ci giudichi male ed ingiustamente, anche se le nostre azioni e le nostre intenzioni sono buone. Tutto ciò suol favorire l'umiltà e ci preserva dalla vanagloria. Invero, proprio quando la gente attorno a noi ci offende e ci scredita, noi aneliamo con maggior forza al testimone interiore, Iddio. Dovremmo piantare noi stessi così saldamente in Dio da non avere necessità alcuna di andar cercando tanti conforti umani. Quando un uomo di buona volontà soffre tribolazioni e tentazioni o è afflitto da pensieri malvagi, allora egli sente di aver maggior bisogno di Dio e di non poter far nulla di bene senza di Lui. E si rattrista e piange e prega per il male che soffre. Gli viene a noia che la vita continui e spera che sopraggiunga la morte, così da poter scomparire e dimorare in Cristo. Allora egli capisce che nel mondo non può esserci completa serenità e pienezza di pace.